trovato e cosa lascia seriati. Si può spegnere. Trovato tanto, vabbè. No, beh, adesso una battuta. Ma io a Seriate ho trovato ciò che non pensavo, cioè della gente buona, brava, che non perché mi aspettassi Seriate cattiva, l'aspettavo città grande, per cui anonima, non so, la gente non si conosceva, perché non la conoscevo Seriate, per cui invece ho trovato un contesto sociale ben... molto molto unito, insomma, la gente si conosce, tolte certamente le frange nuove che ci sono, e sono tante perché è grande Seriate, quindi, però ecco, il nucleo storico di Seriate è ben coeso, e questo l'ho notato, sì. Abbiamo già nel nastro di 10 anni, soprattutto l'impegno, gli incontri, le preghiere, le opere caritevoli della nostra parrocchia. Non le viene da domandarsi se ne valsa veramente la pena? Io credo di sì, perché nessuna esperienza di vita, se vissuta bene, ma anche non solo i successi, anche i successi, nessuna cosa che ti è capitata non ti ha arricchito, in bene e in male, insomma, no? Sia in bene che in male. Anche l'insuccesso arricchisce, anche la delusione, perché in 10 anni mica sempre hai avuto soddisfazioni. Però, ripeto, con uno stile spontaneo, semplice, rispettando sempre gli altri, qualsiasi altro, no? Io mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto dei grossi problemi di carattere relazionale con le persone, eccetera, no. Nel suo ministero sacerdotale, che posto hanno avuto le emozioni? È il posto che ha in tutte le persone, no? Sono emozioni che sono sempre, ho sempre cercato di controllare, facendo diventare ragionevoli, insomma, no? Perché l'emozione non è mai ragionevole. Cioè l'emozione nasce dal cuore, spontanea, se non la blocchi va in bene o in male, no? Invece l'emozione è una cosa importante e bella, che va però gestita, lavorata, come la farina che va lavorata e poi diventa pane. Se non la lavori bene diventa, non so io cosa diventa, farina rovinata. È considerato un filosofo per le sue prediche ben argomentate. Ma in un tempo e spazio dove la gente ragiona solo con i parametri della tecnica e della scienza, non si è sentito qualche volta un pesce fuor d'acqua? Ma qualche tentativo, tentazione qualche volta ti viene. Però io, per esempio, non per dire, vedi, quando ero adolescente, no, prete giovane, sentivo il mio parroco che predicava molto bene, io ero curato, giovane curato, e dicevo, ma io non predicherò mai come questa persona qui, filosofo, teologo, e c'è ancora, sant'uomo, ma in gamba, ancora lucido. E mi sentivo un po' a disagio. E dopo, quando sono riuscito a rimuovere questo disagio, ho detto, voglio predicare come sono capace io. No? E ho iniziato a predicare, cioè nessuno, non mi sono messo lì a dire adesso prego da filosofo, da teologo, no, normalmente dico quello che sento, dopo sì, mi lascio prendere un po' la mano da queste cose qui, filosofia eccetera, perché erano un po' le materie che mi garbavano anche nel, però... Cosa le verrebbe in mente di dire a chi tratta Dio come una vecchia istituzione, cioè a chi ha tentato di addomesticare la figura più paradossale della storia dell'uomo, Gesù? Di conoscerlo, perché chi non lo conosce fa quella cosa che hai detto tu adesso. Chi maltratta Gesù è perché non lo conosce,
maltratta in quel senso lì che dicevi la tu, domestica. La domestica, eccetera. Non... Io provo, mi dilungo un po' magari, io faccio tutti gli anni, seguo i cresimandi di adulti, cioè i grandi, quelli di 16, 20 anni, 22, 23, 28, 30, che non hanno fatto la cresima, no? E raccontando la vita di Gesù, ma però raccontandola senza leggere, no? Cioè, ti restano lì con la bocca aperta. È come se avessero mai sentito parlare di Gesù. E poi chiedi loro, ma voi è la prima volta che siete parlare di Gesù Cristo? E loro dicono, sì, no, abbiamo sentito parlare, ma che noia una volta. D'altra parte anch'io, quando sentivo le mie catechiste o le mie suore quando ero bambino, dicevo, speriamo che l'aspettano, no, che... Dopo diventando grande, se trovi qualcuno che te lo racconta Gesù, oppure che lo leggi e che... E beh, insomma, no, ma è l'unica persona, secondo me, che è irripetibile proprio, come tutti noi siamo irripetibili. Ma come per esempio il discorso paradossale che fa è irripetibile, insomma. Io ricordo quando ero in liceo, ero in crisi perché io non sono mai diventato prete, non sono nato prete, no? Uno a un certo punto durante la sua vita lo decide e mi aveva messo in crisi, vabbè se volete poi lo tagliate questo, un po' tutti i filosofi, perché in liceo studi filosofia, Kant, come si chiama, vabbè, a parte Aristotele, San Tommaso, Socrate, i primi, Cartesio, no? Un po' tutta questa roba qui, e io avevo ragione tutti, hanno ragione tutti, perché tutti dicevano una parte di verità. E io dico, ma chi è? Cosa faccio nella vita io? Perché stai scegliendo la verità, la strada, no? Avevo 19 anni, terzo liceo, classico, una volta c'era quarto, non so se adesso hanno cambiato, quarto, quinta ginnasio, poi c'era, adesso c'è ancora, sì. E terzo liceo, e niente, ho messo in fila tutti con Gesù Cristo. Alla fine ho detto, Gesù Cristo, questo qui lo seguo, perché o è matto o è Dio. Cioè, nessuno di quelli là che avevo letto prima diceva, non so, se volete venire con me, sappiate che non avrete una casa. Cioè, le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo il nido, io non so dove posare il capo, no? Venite con me, prendete la vostra croce. Ah, scusa, per uno per attrarre deve contarla su... bella grossa, no? Vieni con me che ti risolvo tutti i problemi, ne conosco io uno, non faccio i nomi però, no? Che dice così, no? Non c'entra qui, è molto più in alto di noi, no? sono poi i nostri politici adesso, tanto per, vabbè, darla dietro alla politica, l'andenda, no? Non faccio riferimento neanche all'ultimo Presidente del Consiglio, ma in genere la politica, ecco, la politica è una serie di promesse che magari lì al momento te lo fanno con buona fede, ma sanno che non riescono a mantenerle, però per attrarre la gente ti promettono. E Gesù Cristo dice, ma se volete venire dietro a me mettetevi all'ultimo posto. Questo io l'ho seguito, insomma, non valeva la pena. Insomma. Dopo fino adesso non mi sono ancora pentito, se mi pentirò verrò a avvisarvi. Perché è così difficile considerare le conosciutissime parole del Vangelo come nuove? È difficile perché non coincidono con il modo di pensare dell'uomo, anche del mio pensare. Cioè io se riesco quando sono in fila a fregare lui, andargli davanti là in posta, se ci riesco ce la fa. Il Signore non dice queste cose, faccio un esempio stupido, no? Cioè uno può dire, mangiato io, ho mangiato tutti, no? E chi se ne frega, scusa la parola, di quelli che stanno morendo di fame o stanno annegandola in mezzo al mare, no? Questo è il nostro modo di pensare, Gesù non la pensa così. È per quello che diventa difficile quello che dice Gesù,
perché è contrario a quanto diciamo noi tanto, e quanto, a quanto pensiamo noi, no? Non so se... Se immaginassi di essere un pagano o un ateo, un pessimista, come si sentirebbe se per la prima volta si trovassi davanti al Vangelo? Ma forse mi incuriosirebbe e comincerei a leggerlo, forse. A meno che sia, fossi già una persona che ha dei preconcetti nei confronti di questa fede, no? Non voglio adesso dar giudizi, però do dei giudizi. L'altro giorno ho trovato, la prima volta qui a Sariato che mi capita, due testimoni di Geova, no? Li ho ascoltati un attimo per deferenza, per rispetto, no? Poi mi dicono, ma lei ha dei giudizi su di noi? No, ha dei pregiudizi su di noi? Gli dico, no, non ho dei pregiudizi, ho dei giudizi, allora, ma in senso buono, cioè, non, è inutile che mi date quel libro lì, non lo leggo. Ecco, invece con Gesù Cristo non lo so. Pasolini, non so se voi non lo conoscete, Pasolini ha fatto il film più bello su Gesù Cristo, Vangelo secondo Matteo, è di Pasolini, e poi vabbè, cercate di imparare chi è Pasolini, non è tutto da ricopiare, ma era un... E lui dice che era un ateo, ha trovato sul comodino di una stanza d'albergo la Bibbia, l'ha aperta al Vangelo di Matteo, l'ha letto tutto quella sera lì, e il giorno dopo ha cominciato a pensare a fare il film. Ecco, quello lì che non era nato in un contesto cristiano, però poi aveva lasciato perdere tutto, probabilmente è saltato in mente, vabbè, leggiamo intanto che mi viene sonno. Ecco, se ci sono cose che, se quel Vangelo lì ne avessi sentito parlare, ma l'avessi mal... Il Corano, io non l'ho mai letto il Corano, tutto almeno, se avessi il tempo io lo leggerei, tutto, no? Infatti no. Mia mamma è musulmana, mia mamma infatti è musulmana, ecco, mia cioè, mamma è italiana. Non perché voglio diventare musulmano, è una curiosità culturale, insomma, no? Cioè, lo farei col Vangelo probabilmente anche, ecco, se lo trovassi e non ci credessi ancora. Cristo è semplice, la Chiesa è complessa. Lei cosa ne pensa? Mi è beccato proprio sulla mia tesi. La mia tesi era Cristo che si fa storia e diventa Chiesa. Nel commento che Agostino ha fatto al Vangelo di Giovanni, no? Per cui questo, per me la Chiesa è Gesù Cristo, non c'è niente da fare. Vada bene, vada male, sia da criticare, sbaglia, ior, mica ior, eccetera, no? La Chiesa va riformata sempre, è mia madre, ma Cristo si rende presente oggi nella storia con la Chiesa, per cui per me Cristo e Chiesa coincidono. No, cioè se obbedisco a Cristo devo obbedire anche alla Chiesa. Dopo certo ci sono nella Chiesa alcune cose che non vanno, ma lì a livello disciplinare, allora lì bisogna intervenire, certo non condivido. No, cioè, però se il Papa mi dice una cosa, io la ascolto, la faccio se riesco. Perché anche il Vangelo non è tutto che riusciamo, no? Perché ho questa idea qui, cioè che la Chiesa è Gesù Cristo, no? Cioè metti tutto, per esempio, i temi celibato e sacerdozio, per dire, no? Non l'ha inventato Gesù Cristo, non l'ha inventato Gesù Cristo. Però io non sono mai stato d'accordo sul matrimonio. Se domani la Chiesa cambia, è Cristo che cambia, no?
Ma quando la Chiesa ha deciso che i preti non si sposavano, non ha deciso Gesù Cristo, ha deciso la Chiesa, per cui accolgo, l'accetto. È inutile che stia lì a discuterne tanto. Quando poi, siccome appunto la Chiesa, pur essendo Gesù Cristo, però può cambiare le cose, perché appunto, proprio perché Gesù Cristo può cambiare le cose, come ha iniziato questo, così lo termina, come tante altre cose, insomma, no? E a chi, qualcuno diceva, la Chiesa è madre e matrice, nel senso che, vedi, voi sapete che una volta i vecchi annusavano il tabacco, voi loro non lo sanno, no? Ma voi sì, però, tu ti ricordi, tu sei giovane, ma... anche tu ti ricordi? Sì, ricordo. No, cioè il tabacco, apposta, no? Il tabacco di sigarette. Io vedevo mio nonno, mia nonna, che mi faceva un po' schifo sta roba, no? Mia mamma no, mia mamma, figura. Però ma supponiamo che mia mamma mi avesse dato, annusasse il tabacco, mi avesse detto, Tom, provano un po', io l'avevo provato, perché me lo dava mia mamma, anche se a me non piaceva. Quindi se una cosa, se il Monsignorato mi dà, me lo dà la Chiesa, no? Che a me proprio non importa nulla, preghiamo, no, da mia mamma, no? Come pezzettino di caffè, di tabacco, insomma, no? Non so se mi sono spiegato. Ho complicato le cose invece di... Ogni anno un pellegrinaggio, che cosa lo affascina? Beh, tante cose, eh. Il bello, no? Il bello, che è un concetto un po' filosofico, ci vuol dire tutto... Il bello vuol dire anche l'arte, non so, certi posti, e dopo l'esperienza religiosa la puoi fare anche a Stezzano, tanto per fare un esempio, no? E senza andare a Međugorje, no, scusa, senza andare là a Madonna Nera, Čestochova, eccetera. Per cui più che altro, sì, l'esperienza religiosa si fa. Però mi affascina il vedere cose nuove, paesi nuovi, gente nuova, cucina diversa, no? Abituarsi anche alla cucina diversa. E poi anche il bello, cioè vai al Prado, Prado di in Spagna, Prado. Prado, sì. Splendido. Io sono uscito da quel museo lì, con della gente che mi spiegava i quadri, se no probabilmente non l'avrei gustato così tanto. Il bello, cioè il bello della vita, il bello di tutto, no? Abbiamo visitato vicino a Čestochova, non so, in Polonia mi pare, una serie di gallerie dove c'era, non so, una chiesa, no? Siamo scesi, una splendida cosa. Dopo, vabbè, c'era vicino anche Auschwitz, eccetera. Quindi, però in genere mi affascina il bello, cioè la novità, la novità. Ci può dire un hashtag a bruciapelo per i suoi parrocchiani? Ai parrocchiani? Non si chiama hashtag. Sì. Cercate di essere una cosa sola.